Le sanzioni alla Russia, un po' di storia. Tutti sanno che cosa sono le sanzioni alla Russia, alla Federazione Russa. Tutti lo sanno. E c'è di mezzo anche il metano siberiano, perché diciamo che nei tempi contemporanei si fa ricorso alle sanzioni economiche. Sono un'arma, sono un'arma. Oggi le guerre si combattono anche con le sanzioni economiche. Circa le sanzioni alla Federazione Russa, tutti sanno che si tratta anche di un boomerang, perché l'Europa è una appendice del grande continente eurasiatico, e l'Europa, la nostra Europa occidentale, è una penisola, è la penisola occidentale del continente eurasiatico, e il gas siberiano per noi è molto comodo. Se noi vogliamo strozzare la Federazione Russa non comprando più il gas siberiano, dovremmo comprare il gas da qualche altra parte. C'è anche il gas americano, quello che si ottiene con un sistema di frantumazione delle rocce, che è poco ecologico e poi è lontano. Circa lo strozzamento della Federazione Russa, tutti sanno che da quando sono iniziate le sanzioni economiche alla Russia, la Russia ha chiesto il pagamento in rubli e il rublo si è rafforzato, non solo, ma ora la Federazione Russa sta vendendo il metano siberiano in Oriente, perché è in Oriente che si concentra il 70-80% della popolazione mondiale. Vedi la Cina, vedi l'India, eccetera. Il fatto è che un amico su YouTube mi scrive: la domanda nasce spontanea. Come ha potuto l'impero coloniale britannico non avere sanzioni? Questo è un argomento interessante per un video. Io poi questo intervento di questo youtuber lo metto come link nel riassunto di questo video. L'impero britannico. Beh, c'è da dire che nel passato non c'erano gli smartphone, non c'erano le televisioni. A un certo punto sono arrivati i giornali ed era le radio, ma prima non c'erano neanche le radio prima, e neanche i giornali. Quindi non si sapeva neanche dove si combatteva una guerra. Se vogliamo parlare di un inizio di sanzioni sul piano storico, dobbiamo tornare ai tempi di Napoleone, grosso modo, perché Napoleone aveva dominato quasi tutta l'Europa, però non era riuscito a dominare l'Inghilterra. L'Inghilterra. Per cui Napoleone aveva disposto che l'Europa, le varie monarchie europee, non commerciassero più con l'Inghilterra, perché Napoleone voleva strozzare l'economia inglese, l'economia dell'impero britannico. Le cose andarono bene per qualche tempo, però la Russia, l'impero zarista, diciamo così, di nascosto continuò
commerciare con l'Inghilterra, motivo per il quale, uno dei motivi fondamentali per i quali Napoleone poi invase la Russia e fu la sua disgrazia. Quindi, grosso modo, il primo caso storico a livello intercontinentale di un principio di sanzionamento, di strozzamento dell'economia, ce l'abbiamo con Napoleone Bonaparte, Impero Britannico e Impero Zarista. Poi le sanzioni ve vere e proprie, come le conosciamo noi oggi, le abbiamo al tempo della guerra dell'Italia di Benito Mussolini contro l'impero di Abissinia, l'impero etiopico, perché Benito Mussolini voleva l'impero, aveva deciso di conquistare l'Etiopia, un vasto impero era l'Etiopia, era un vasto impero e tra l'altro era anche un impero cristiano, un impero paleocristiano. In Etiopia c'era e c'è il cristianesimo. Il continente nero è quasi tutto, era allora quasi tutto o animistico o islamico. L'Etiopia era l'unico stato sovrano cristiano. Non era il cristianesimo cattolico. I cristianesimi sono tanti, cioè, era un cristianesimo, diciamo, copto. In Egitto abbiamo il 10% della popolazione che è cristiana copta, poi abbiamo il cristianesimo luterano e calvinista, poi c'è il cristianesimo greco-ortodosso, però sono cristianesimi. E così l'impero etiopico era un impero cristiano. Quando Benito Mussolini decise di invadere l'Etiopia, beh, a quei tempi c'erano i giornali, c'era la radio. La radio non trasmette le immagini, però trasmetteva le notizie. Le notizie tramite la radio erano trasmesse in tutto il mondo. Allora c'era la Società delle Nazioni, non era nata ancora l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. C'era la Società delle Nazioni. La Società delle Nazioni impose contro l'Italia le sanzioni economiche, proprio per strozzare l'Italia sul piano economico. E l'Italia cercò di sopravvivere in maniera autarchica, ricorrendo a tanti sotterfugi. Quindi, primo caso di sanzioni economiche vere e proprie, come quelle in corso attualmente contro la Russia, le abbiamo nel 1934, 35, 36, quando ci fu la guerra tra l'Italia e l'Etiopia, perché il mondo occidentale insorse, la Società delle Nazioni insorse contro l'impresa etiopica voluta dal regime fascista. Domanda fondamentale dell'amico youtuber è perché non ci furono le sanzioni contro l'impero britannico? L'impero britannico si era allargato sino a diventare l'impero più esteso del mondo. Anche il re d'Inghilterra, la regina d'Inghilterra potevano dire, a un certo punto della storia dell'impero britannico, potevano dire quello che disse l'imperatore Carlo V d'Asburgo, imperatore del sacro Impero Romano-Germanico e re di Spagna. Poteva, Carlo V disse: sul mio impero non tramonta mai il sole, anche sull'impero britannico non tramontava mai il sole. L'impero britannico vero e proprio nasce con la guerra dei 7 anni, dal 1756-1763, guerra dei 7 anni che io ne ho già parlato, ho già fatto dei video su questa guerra, che fu davvero la prima guerra mondiale.
Noi pensiamo che la prima guerra mondiale sia quella del 1914-1918. Sì, va bene, però a dire il vero, se andiamo a fare un'analisi storica approfondita, vediamo che la prima guerra mondiale fu quella che gli storici chiamano guerra dei 7 anni, 1756-1763. Senza entrare nei particolari, qua vi dico che alla fine della guerra dei 7 anni, il Regno Unito, l'Inghilterra, aveva demolito l'impero francese ed era diventata la regina incontrastata dei mari. E allora non c'era neanche la radio, sì, giornali, non c'era la radio però. Nessuno fece, non si potevano fare delle sanzioni. Capito, caro amico YouTuber, non si potevano fare delle sanzioni economiche contro l'impero britannico. La questione delle sanzioni nasce quando arriva il primo mezzo di diffusione delle notizie, la radio, appunto, non tanto al tempo di Napoleone e Bonaparte, con la guerra d'Etiopia, tra Italia ed Etiopia. C'erano i giornali, c'era la radio. In breve, questa è la situazione. Non si potettero fare sanzioni contro l'impero britannico che dominava su tutto il mondo, benché anche l'impero britannico avesse compiuto i suoi misfatti, perché non si poteva, non si era a conoscenza dei fatti. Per questo motivo. Poi con l'avvento dei mezzi di diffusione delle notizie, come la radio, arrivarono le sanzioni. A parte il caso di Napoleone Bonaparte, le prime sanzioni vere e proprie furono quelle adottate dalle Nazioni Unite contro l'Italia per la guerra contro l'Etiopia. Adesso poi ci sono state altre forme di sanzioni, le sanzioni economiche contro l'Iraq di Saddam Hussein, sanzioni economiche contro l'Iran. Ecco, adesso abbiamo queste nuove sanzioni economiche nate dall'Occidente, dall'Alleanza Atlantica, dalla NATO contro la Federazione Russa. Che tipo di arma è questa? È un'arma a doppio taglio. Il nostro Premier ci ha chiesto se vogliamo la libertà o i condizionatori. Io la faccenda non la metterei in questi termini, non la metterei nei termini in cui l'ha posta il nostro Premier Mario Draghi. Io la metterei in termini diversi la questione, la metterei nei termini in cui l'ha messa Papa Francesco, tanto per fare un nome importante. Il Papa Francesco ha detto che la NATO è andata ad abbaiare sotto la casa di Vladimir Putin e Vladimir Putin si è irritato, ha detto proprio così, Ha detto tante altre cose Papa Francesco, ma ha detto proprio così, che la NATO è andata ad abbaiare sotto casa. Ecco, io, caro Premier Mario Draghi, la metterei la questione nella maniera in cui l'ha posta Papa Francesco, che è la stessa maniera in cui la questione è stata posta anche da Henry Kissinger, che fu segretario di Stato con tanti presidenti americani. Henry Kissinger diceva che la questione dell'Ucraina la si risolve facendo dell'Ucraina uno Stato neutrale. Ma sono cose che sono dette da tanti, 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 tanti. Sergio Romano, per esempio, scrive per il Corriere della Sera, ma è stato ambasciatore d'Italia a Mosca. Sergio Romano dice le stesse cose. Vabbè, qua mi fermo.
Caro amico YouTuber, non ti ho nominato, ma la domanda che mi hai fatto su YouTube, in calcio un mio video, la tua domanda, interessante domanda, io la metto come link nel riassunto di questo video. Va bene, caro amico? In merito alle attuali sanzioni economiche fatte da noi occidentali, del Patto Atlantico, dell'Alleanza Atlantica, contro la Federazione Russa, io ovviamente mostro la mia ultima opera, Il Marinaio delle Antille, un romanzo storico ambientato dentro il Terzo Reich. Vedete bene, da una parte la stella di Davide, dall'altra la croce uncinata. E in merito a questi due simboli potrei dire tante tante cose, ma le ho già dette e non voglio insistere nel ripetermi. Ok, cari amici, per cui a tutti voi tanti cari saluti da il Marinaio delle Antille.